Grazie Presidente. Io credo che la consigliera Montella, quando ha fatto riferimento all'ex Presidente del Consiglio Renzi relativamente allo sblocca Italia del 2014, intendesse una cosa molto semplice. Quel provvedimento dava la possibilità a tutte le regioni di far viaggiare rifiuti per tutta Italia. Io non ho interrotto nessuno. La scorsa volta, no, con questo giochino. Ora. Voi sapete che questo tipo di impianti, così come anche le discariche e così come anche purtroppo tutti gli impianti di trattamento anaerobico, prendono dei finanziamenti statali, altrimenti i piani finanziari di questi impianti non si reggerebbero in piedi, né relativamente alla costruzione né relativamente ai costi di esercizio. Per anni si è andato verso questa politica, impianti privati che prendono i soldi, tolgono i soldi dalle tasche dei cittadini, quando in realtà i rifiuti possono essere appunto differenziati e venduti e quindi il cittadino può vedere sgravarsi anche la tassa, oltre a rispettare l'ambiente, oltre ad andare verso il rispetto dei territori, il rispetto dei cittadini, perché questo tipo di impianti ovviamente indispone la cittadinanza. Quello che credo che stava cercando di dire la consigliera Montella è molto semplice, nel senso che questo impianto, la riconversione di questo impianto comporterebbe ovviamente dei tempi e anche dei costi che, comparati a quello che invece è la linea che sta andando avanti in alcune discussioni che leggiamo, insomma, no? Anche in regione, per cui appunto il revamping dell'inceneritore non sono assolutamente comparabili. Noi stiamo dicendo semplicemente questo, è inutile che ci dite che dobbiamo vergognarci. Magari, ecco, si dovrebbe vergognare chi ha tradito i cittadini in questo aspetto per così tanti anni, perché è impossibile che in un territorio come quello del Lazio, dove c'è anche la capitale, noi non abbiamo impianti a riciclo, impianti che, per chi non conosce gli articoli 197, 199 e 200 del testo unico sull'ambiente, sono impianti che prendono anche un finanziamento, come dicevo prima, da parte dello Stato, impianti a riciclo, per poter poi vendere appunto il materiale, quindi far guadagnare il cittadino. Qui si è fatto esattamente il contrario, per mettere i soldi in tasca ai privati. La consigliera Montella stava dicendo semplicemente questo, è quello che stiamo andando a fare. Purtroppo in Regione Lazio c'è una forza politica e questa cosa da 6 anni non la vuole capire e ha continuato a non capirlo con ogni pretesto. Ora, noi non vogliamo pensare che dietro al costo di esercizio di circa attualmente 200 euro a tonnellata, soltanto per lo smaltimento in discarica, perché l'incenerimento costa anche di più, ci siano degli interessi. Non vogliamo pensarlo perché non ci interessa neanche più, vogliamo ottenere il risultato. Quindi quando voi dite che noi non abbiamo pianificato gli impianti, non è nostra competenza. La rete integrata di impianti spetta alla Regione Lazio, perché la Regione Lazio non ha neanche scelto, ed è l'unica regione in Italia, di istituire le ATO per quanto riguarda i Concluda, rifiuti. Ho consigliere, anche per concluso, motivi di Presidente. orario. Quindi non avendo ovviamente istituito le ATO, si è riservata di fare il piano rifiuti per tutta la regione, di adeguare il piano rifiuti per tutta la regione. E dopo la chiusura dell'impianto di Malagrotta, della discarica di Malagrotta, che trattava 1 milione di indifferenziati all'anno, magari sarebbe stato opportuno almeno parlarne. Noi non abbiamo visto niente di niente, il nulla. Quindi prima di dire vergognatevi a noi, anche perché non abbiamo capito neanche perché ci dovremmo vergognare su questa questione degli impianti, forse sarebbe opportuno che vi fate un esame di coscienza. Grazie. Grazie.